Resterà in piedi da novembre ad aprile, come sempre stato del resto, e secondo le autorizzazioni concesse. È il pallone di 21 metri per 21 che la società di baseball sta spostando di qualche centinaio di metri dalla sua solita collocazione, ma che permetterà ai piccoli Gio di maggio di potersi allenare in inverno e all'asciutto in uno spazio della società, nei migliori orari possibili e non in un'angustia palestra in orari poco adatti ai più piccoli. In sostanza non cambia nulla se non che la modalità di una soletta in cemento che si sta posando in queste ore che una volta tirato ospiterà il pallone che invece in precedenza mentre si trovava appoggiato alla nuda terra rossa del campo in caso di pioggia doveva essere smontato per permettere il drenaggio dell'acqua dal terreno. Alla base di tutto da parte dei dirigenti della società però c'è il grande amore per lo sport e per i ragazzi e per metterli nelle migliori condizioni possibili per praticare sport e strapparli così sempre, cosa più difficile, all'apatia, all'immobilismo e al sovrappeso, complici anche il divano e i videogiochi, cosa però ormai sempre più difficile. Noi stiamo realizzando una pista per le ragazzine per il pattinaggio, oltre a questo l'utilizzeremo noi per allenarci, siccome i nostri ragazzi non hanno mai la palestra, abbiamo chiesto se gentilmente, se a nostre spese, di fare una pista per noi e per loro. È una cosa forse bella e quando io dico queste cose mi emoziono perché lì c'erano i topi, c'erano le bisce, abbiamo pulito tutto, abbiamo recintato e sistemato. Io penso di fare solo il bene della mia società e di tante altre società perché potrebbero venire ad allenarsi con noi.